Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata di Musei d'Italia, il programma di Wikipedia. Oggi facciamo un salto nel sud Italia raccontandovi la storia di una città davvero, davvero esclusiva. Stiamo parlando di Matera. Prima di procedere però un piccolo like sul nostro video in modo tale da avere altri video come questi. Non mi resta altro che allacciare le cinture e partire per un altro viaggio. Vai con la sigla! Come dicevo, siamo a Matera, una delle città più esclusive dell'intera Italia. Ci troviamo in Basilicata e è esclusiva perché? Perché è ricordata per la sua area definita come i Sassi di Matera. In realtà sono delle grotte che sono diventate case, a volte anche edifici ecclesiastici del primo Medioevo, che con il tempo però sono diventate abitazioni vere e proprie e pensate, fino al 1950 la gente ancora abitava. Poi però, esattamente nel 52, c'è stato un decreto nel quale c'è stata una vera e propria evacuazione da quell'area che era un'area in cui si viveva in condizioni davvero, davvero povere e misere. Per cui c'è stata una riqualificazione del territorio considerato prima appunto esempio di povertà, oggi invece è diventato luogo di turismo, di storia, perché oltre appunto alle abitazioni che sono diventate oggi bellissimi agriturismi, ci sono anche chiese rupestri con affreschi bellissimi risalenti al XIII secolo ed anche abitazioni dalle strutture ipogee, davvero davvero esclusive. Però ovviamente ci sono anche bellissimi musei, tra cui il MUSMA, il Museo della Scultura Contemporanea. Un altro museo, possiamo dire, come la città esclusivo, perché raccoglie una serie di sculture internazionali ed italiani dal 1800 all'età contemporanea. Perché andare a vedere questo museo tra le tante ricchezze che offre la città? Innanzitutto è un museo del tutto diverso dalla fisionomia che la città offre e troviamo artisti italiani e non che poco conosciamo ma che in realtà rappresentano la nostra cultura. Artisti come Piero Manzoni, Mirko Basaldella, Marino Marini, Antonietta Raphael, Fausto Melotti, Arnaldo Pomodoro e tanti altri. Bene, chi li conosce so di cosa sto parlando, ma chi invece piace la scultura e vuole vederle in un ambiente del tutto diverso, bene, il MUSMA rappresenta l'offerta idonea per la vostra richiesta. Sono opere bellissime che richiamano quell'Italia che dal punto di vista artistico sembrerebbe essere quasi nascosta dai grandi artisti del mondo che hanno rappresentato la storia dell'arte, ma che in realtà in Italia ci sono sempre stati, ma poco poco considerati. Quindi non perdetevela. Tutte le informazioni le trovate nella descrizione del video che potete trovare al di sotto e io concludo così. Seguite le nostre pagine di Facebook e di Instagram e vi do l'appuntamento a domenica prossima, sempre per raccontarvi la storia di un altro museo e di un'altra città. Ciao!